Al momento io ho due problemi. Forse tre. Problema numero uno. Vedete questa? Allora, questa è la mia Canon 800D e questo sopra, questo pisellino qua, è un Rode VideoMic Go. Il problema di questo microfono è quello che sentite. Se io sto zitto, sentite questo spiacevolissimo rumore di sottofondo? Io lo odio. Quindi si passa a un microfono un po' più simpatico, il Rode VideoMic Pro. Questa è la mia vicina che canta, non so se la sentite. Se il microfono è buono la sentite. Questo è il nuovo microfono. Spero si senta meglio, se si sente male comunque vaffanculo. Benissimo. Problema numero 2. Ultimamente ho notato che passo troppo tempo sul telefono, precisamente su i cari vecchi Instagram e Facebook, e questo non mi piace. La soluzione è semplice. Bene, risolto. Perché questo gesto così per molti aggressivo? Non è che mi sono disiscritto, ho semplicemente eliminato le applicazioni. Significa che non starò tutto il giorno a tirare fuori il telefono dalla tasca e pensare: aspetta, mi è arrivata una notifica, aspetta, cos'è un messaggio? No, stiamo diventando schiavi, vedo ogni giorno questa cosa, è spaventosa. Il nostro amico Zuckerberg ha pagato un sacco di persone per farli fare soldi. E come fanno Instagram e Facebook a fare soldi? In base al tempo che noi trascorriamo sopra. Quindi il nostro tempo è diventato il loro denaro. E ho sviluppato questa consapevolezza nell'ultimo mese, penso, sì. In realtà ci pensavo da tanto, però è diventata un po' più seria nell'ultimo mese, perché ho accompagnato il papà di un mio amico a fare la chemioterapia. E lì c'era un clima particolare. E nella stanza dove lui faceva la terapia c'erano altre persone, tra cui un ragazzo della mia età, e io ho pensato: e se fossi io? Quanto sono fortunato a non essere io a fare la chemioterapia, ad avere un cancro. Quindi secondo me la vita va celebrata. Nel senso che siamo qui perché abbiamo vinto la lotteria della vita. E non voglio fare l'esistenzialista, non ho niente da insegnare, però ho aperto gli occhi. Siamo qui perché abbiamo vinto la lotteria della vita. È un dono, un privilegio essere qui. Siamo qui solo di passaggio. E spetta a noi decidere cosa fare di questo dono. Arriviamo tutti qua sulla Terra allo stesso modo, ce ne andiamo in maniere differenti, però il tempo che trascorriamo qui spetta a noi decidere come usarlo. Possiamo scegliere se lasciare un'impronta e quanto profonda lasciarla. Perciò spero di non sembrarvi troppo un cazzone nel collegare la chemioterapia alla disinstallazione delle applicazioni Instagram e Facebook, però secondo me stare lì su uno schermo mentre il mondo scorre, a guardare quello che fanno gli altri, senza usare le nostre energie per fare qualcosa realmente, e solo noi con queste cose guardiamo quello che fanno gli altri, ma non le stiamo facendo noi facciamo gli spettatori.
E anche l'idea di questo show è questo, e sono io che non voglio più essere spettatore, ma voglio fare qualcosa. Migliorarmi, costruirmi, imparare cose nuove. Film, videomaking, YouTube, io non ne sapevo niente fino a poco fa. Per esempio, ecco, nell'ultimo mese mi sono messo a scaricarmi ebooks sul telefono e mi sto leggendo tutti i film di cinematografia. Anche sto leggendo, mi sono messo la sfida di leggere un libro a settimana. Perciò stare lì sul telefono e mentre la vita scorre è peccato. Preferisco creare io che vedere gli altri cosa creano. Forse c'è un prezzo da pagare, che è in certi momenti sentirsi, diciamo, escluso, non sapere forse dove è andata quella persona a fare cosa o cosa è successo. Però Zuckerberg ha creato una vera e propria religione ormai, e preferisco essere ateo, ok? E sono stufo di essere limitato da me stesso, perché alla fine è una mia scelta stare sul telefono, almeno così penso, e mi autolimito, perché stando lì non creo, non produco, non vado avanti, non miglioro, non mi trasformo, non cresco, è solo un stare fermi là. Questo è quanto. Dunque, il problema 2 è risolto e ora resta il problema più grande, diciamo. Ci sto pensando da circa 9 mesi a come fare questa cosa. Davvero non lo so, non so come fare, non so come annunciare l'evento. Vorrei fare mille cose speciali, fuochi d'artificio, bla 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 bla. Però penso che andrò sul classico, sul semplice, sul cinematografico, ma non troppo. Sono Francesco Mirelli e questa è la mia nuova casa. Infatti quello che state assistendo è l'apertura di un nuovo capitolo, signori. La chiusura di un vecchio, l'apertura di un nuovo. Benvenuti a casa. Vi racconto un attimo al volo la storia di questa casa. In origine era una pescheria, anni e anni fa. Poi è stata ristrutturata e diventata un ufficio. Poi è stata ancora ristrutturata, è diventata un altro ufficio e alla fine, questo è il piano di sotto, alla fine l'ho acquistata io come ufficio, era tanto arancione, troppo arancione, arancionissima. Infatti la prima cosa che ho fatto appena l'ho acquistata è stato pitturarla di bianco. Si entra direttamente dalla strada, qui. Qui si entra nella strada, ok? È strutturata su due piani, questo è il piano terra, qui farò in quell'angolo cucina, qui vediamo divano, non lo so, improvviserò come sempre, qui non ho idea di cosa mettere, vedremo, e qui in fondo invece c'è il bagno a destra. E a sinistra farò, penso, cabina armadio o qualcosa del genere. Di sopra invece farò studio sicuramente, con scrivanie, mi faccio fare su misura dal falegname un paio di scrivanie, una d'angolo bella. E in un angolino metto il letto, giusto per dormire. Questa voglio che sia la casa della produttività. Sembra un idiota a dirlo, però lo dico. Voglio in questa casa lanciare il mio futuro, ovvero vai. Entro in un capitolo molto importante, ovvero l'essere adulto. È l'ultimo capitolo della mia vita che si svolgerà qui, in questa città. Il prossimo capitolo penso proprio si aprirà quando andrò a vivere in un'altra città e a lavorare in un'altra città, ovviamente. Ma intanto
Intanto seguitemi in questo capitolo. Perché parlo di capitoli? Perché se ci pensate la vita è un susseguirsi di fasi. Non voglio filosofeggiare, non ne ho le competenze, però è tutto un continuo cambiamento, una continua evoluzione in bene, in peggio, in meglio, in male, casino. E ci sono dei capitoli che si aprono e si chiudono. Oggi per me si apre un capitolo molto importante. Vi spiego meglio. C'était hier, j'étais un autre. In base a cosa faccio la divisione di questi capitoli? In realtà è più una coincidenza, più o meno. Capitolo 1 va dal 1996 al 2010. Nel 2010 cosa è successo? Ho cambiato casa. Dal 1996 al 2010 io e mia mamma abbiamo vissuto in questa casa qua, e quando ci siamo trasferiti siamo andati in quest'altra casa qua, nella quale ho abitato dal 2010 fino ad oggi, 9 anni. Dico che non è stata una coincidenza, perché questa divisione in capitoli non l'ho fatta in base alle case in cui abitavo, ma in base ai passi che facevo io come persona, come miglioravo, come crescevo. Infatti nel 2010 ho cominciato le superiori, sono entrato tutto in un altro tipo di schema mentale, ho cominciato a ragionare un po' più da adulto, anche se non completamente. Ho cominciato a impegnarmi di più a scuola, a voler effettivamente fare di più, e sentivo proprio questa responsabilità di lavorare sodo. Oggi invece, oltre che trasferirmi, esco anche da il capitolo numero 2 con completamente un nuovo modo di vedere il mondo e la vita. L'ho già detto, non voglio filosofeggiare, non sono nessuno per farlo. Arrivo con nuove consapevolezze, nuovi insegnamenti, nuovi stimoli, nuovi interessi. Questo, l'ultimo capitolo che avete visto, si è chiuso alla grande. Ho trovato la mia passione, che è diventato il mio lavoro, che è la pasticceria. Ho trovato un'altra passione, che chissà, magari forse diventerà parte del mio lavoro, che è questa cosa dei video, di raccontare storie. Adesso sto raccontando la mia di storia. Ho trovato nuove persone a cui voglio bene, nuovi amici. Ho superato io molte paure, anche solo fare video su YouTube e superare gran parte delle mie paure. Quindi esco da quel capitolo nuovo, come una nuova persona che ama viaggiare, ama esplorare, ama essere sempre in piena, ok? Molto brevementissimamente, i miei primi 22 anni di vita.